il professor Claudio Ciociola introduce adesso il simposio dedicato a Il futuro dei libri, biblioteche, editoria e digitale. Benvenuti al simposio e grazie a tutti ancora per la vostra partecipazione. L'avvento del digitale e le conseguenze che questa repentina, tumultuosa rivoluzione ha determinato nella vita di tutti noi, anche e in questa sede soprattutto in quanto studiosi, studenti, lettori di professione e per passione, rappresenta una svolta alla quale molti dei presenti hanno assistito a seconda delle personali inclinazioni, con fastidio, sorpresa, partecipazione e in qualche caso, oso mettermi tra questi ultimi, entusiasmi, vivendone il prima e il dopo. L'essere nati prima del digitale, essere stati testimoni del suo originarsi ed essere al tempo stesso, oggi, suoi figli, ci contraddistingue. Nati con la macchina da scrivere con il bianchetto e abituati a produrre e leggere testi tramandati quasi esclusivamente da supporti cartacei, ricordiamo il diffuso e ironico scetticismo di moltissimi colleghi che in breve volgere di anni l'onda d'urto violenta dell'innovazione ha trasformato, bon gré, mal gré, in utenti del digitale per forza di cose. Quanto sia difficile rendersi conto dell'esistenza di un prima, lo constatiamo abitualmente a lezione, quando paragoniamo, secondo un topos diffuso, l'introduzione del digitale alla rivoluzione verificatasi 5 secoli e mezzo fa con l'invenzione della stampa a caratteri mobili. A stento, lo si legge nei loro occhi perplessi, riusciamo a convincere i nostri allievi, digitali nativi, come usa dire con duplice anglismo, dell'eccezionalità di un evento che risale nei tempi della storia soltanto a ieri. La visuale garantita dall'esperienza del prima, del durante e del dopo, un dopo irreversibile e che durerà, se commisurato a noi, per sempre, acuisce alcune facoltà di valutazione e allarga la prospettiva. Nel 2009 usciva negli Stati Uniti The Case for Books di Robert Darnton. Al titolo della traduzione italiana di questo libro importante, Il futuro del libro, ci siamo direttamente ispirati nell'intitolare il nostro simposio. Si chiedeva a Darnton, e a soli 4 anni le sue domande già suonano leggermente datate, cito: esiste un terreno comune ai libri tradizionali e ai libri elettronici? Quali vantaggi reciproci legano le biblioteche e internet? Sono interrogativi che in astratto possono sembrare fatui, scriveva, ma che acquistano importanza concreta nelle decisioni prese quotidianamente dai protagonisti dell'industria delle comunicazioni. Webmaster, ingegneri informatici, finanzieri, avvocati, editori, bibliotecari, nonché un grande numero di semplici lettori. Fine della citazione. Lo spettro dei destinatari del dibattito è ampio perché ampia è la comunità dei lettori, meno ampia, purtroppo, quella dei frequentatori delle biblioteche. Di alcuni problemi sul tavolo si è tra l'altro discusso molto di recente qui a Pisa nel corso dell'Internet Festival. Se, come dicevo, la questione investe in primo luogo la comunità di chi legge per professione, di chi studia e di chi studia per far progredire le conoscenze, si deve sgomberare il campo da un eventuale equivoco. Parlare del libro e del suo futuro non è tema da accademici. Ne parliamo qui noi, interrogandoci sul futuro delle biblioteche di ricerca e sulle scelte che nei prossimi decenni si imporranno in seguito al pieno affermarsi della rivoluzione digitale, ma ne parliamo nella convinzione che il problema, investendo il futuro delle conoscenze, sia un problema della comunità civile, sia cioè un problema eminentemente politico. Qualche domenica fa, in un intervento sul Sole 24 Ore, Paolo Peluffo, nel citare alcuni dati non confortanti sulla diffusione della lettura in Italia, ma anche segnalando qualche timido indicatore di ripresa,
nelle percentuali che riguardano i più giovani, individuava nel libro, cartaceo o elettronico, e dunque nelle biblioteche, in specie nelle biblioteche scolastiche. Il mio dunque potrà essere oggetto di verifica e discussione questo pomeriggio, il fuoco necessario della sempre più urgente riscossa da una crisi culturale diffusa. Libro, biblioteche, editoria nell'era digitale sono i tre poli strettamente interconnessi della tavola rotonda di oggi pomeriggio. Ai nostri esperti chiederemo di illustrarci sulla scorta delle rispettive competenze e esperienze le loro riflessioni in materia e di dibattere i punti controversi. Mi limito per ora a enunciare alcuni dei possibili percorsi. Dal punto di vista della storia del libro e della storia della lettura, le mutazioni incombenti nell'evoluzione dell'idea di libro e anche della stessa sopravvivenza del concetto di libro, scrolling, indicizzazione e percorribilità dei dati secondo modalità diverse da quelle rimaste tradizionali per secoli, ipertestualità, nel modificare i modi della lettura comportano anche, e mi riferisco in particolare alla potenza dell'indicizzazione, un'inedita capacità euristica nel campo della ricerca. Ne conseguono ricadute sostanziali sul concetto stesso di biblioteca, biblioteca reale e o biblioteca virtuale, biblioteca digitale illimitata e accessibile a tutti, moltiplicazione sociale dell'accessibilità, democratizzazione, in definitiva, del sapere. Gravi, d'altra parte, sono i rischi di deriva monopolistica impliciti nel mito della biblioteca globale. In definitiva, a cosa servono, serviranno in futuro le biblioteche? Come dovranno essere articolate? Nel lungo periodo in cui il cartaceo continuerà a prodursi insieme all'elettronico, tutti dovranno continuare ad acquistare tutto, secondo il modello seguito fin qui, o si dovranno formulare ipotesi consortili finalizzate e saggiamente distribuite sul territorio? E ancora, è ragionevole o penalizzante immaginare che le biblioteche di ricerca diventino soprattutto luoghi della conservazione del libro antico, manoscritto e a stampa, e centri per la digitalizzazione e la valorizzazione specifica di queste ricchezze? Non implica una tale prospettiva il rischio della sterilizzazione museale e del progressivo dissolversi del vero significato che siamo abituati a ricollegare all'idea stessa di biblioteca, quello, per ripetere Eugenio Garin, di laboratorio operoso della conoscenza? E infine, come si pone di fronte a questi scenari il mondo dell'editoria? Ha e avrà comunque senso un'editoria di tipo tradizionale? Quali saranno i soggetti più esposti all'innovazione? Pubblici, accademici, privati? Il libro elettronico potrà sostituire quello tradizionale limitandosi a modificarne la materia o si dovrà pensare, come si accennava, nei termini di un'evoluzione del concetto stesso di libro? E ancora, quali potrebbero essere le soluzioni, anche giuridiche, prevedibili o attuabili in relazione al copyright, che fu tra 7 e 800 una conquista di civiltà, e ai temi sempre più stringenti, soprattutto in ambito accademico, dell'open access? Confesso che il mito della biblioteca totale, da tutti e liberamente accessibile nel cloud, è un mito illuministico che continua ad affascinarmi. Ma la discussione e l'approfondimento fanno comprendere, come sempre, i rischi impliciti nei miti. Come che sia, quello che volevamo oggi e vogliamo riaffermare è che il parlare dei libri, in qualunque forma essi si materializzino e siano destinati a materializzarsi negli anni a venire, è essenziale nella nostra comunità universitaria quanto deve esserlo nel consorzio globale, e che giudichiamo un privilegio aver partecipato e continuare a partecipare a una trasformazione tanto radicale
quanto appassionante per le sorti della conoscenza. Grazie. Qualche parola ancora. Nell'ideare questo simposio, il direttore e io abbiamo anche inteso valorizzare la biblioteca della Scuola Normale. Ho detto valorizzare e dovrei dire piuttosto rendere meglio nota al pubblico dei suoi potenziali utenti che operano abitualmente fuori Pisa. La biblioteca della Scuola Normale, con la sua dotazione di quasi 1 milione di volumi, è la più grande biblioteca di ricerca italiana ad accesso diretto o, come si dice, a scaffale aperto. Caratterizza poi la biblioteca un'altra peculiarità divenuta nel corso degli anni sempre più significativa: l'annessione di importanti biblioteche private, o biblioteche d'autore, come usa dire, raccolte da studiosi illustri che della scuola sono stati allievi, docenti o estimatori e che direttamente o indirettamente hanno voluto perpetuare il proprio rapporto con essa affidandole, perché lo rendesse nuovamente fruttuoso, un patrimonio pazientemente e amorevolmente accumulato negli anni. Per questo motivo, sul modello di analoga iniziativa del 2008, si è pensato di organizzare una mostra bibliografica che inaugureremo alle 17.30 di oggi e resterà aperta al pubblico da domani fino al prossimo sabato. Vi sono esposti libri preziosi del Fondo Antico e delle collezioni storico-scientifiche provenienti dalle biblioteche, tra gli altri, di Michele Barbi, Delio Cantimori, Eugenio Garin, Arnaldo Momigliano e degli scienziati Enrico Betti, Luigi Bianchi e Cesare Finzi. Prima di ascoltare la lezione inaugurale di Massimo Brai, assisteremo ora alla proiezione di un breve filmato dedicato alla biblioteca della scuola. Ringrazio la Fondazione Sistema Toscana per la generosa disponibilità e in particolare il responsabile delle promozioni multimediali, Tobia Pescia, regista del filmato. Ricordo ancora, tra quanti hanno collaborato con me nell'organizzazione del simposio, Elisa Guidi e Andrea Pantani del Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne della Scuola, il personale del Centro Edizioni, in particolare Maria Vittoria Benelli e Bruna Parra, prodigatesi per assicurare l'uscita puntuale del catalogo della mostra. E, si intende, il personale tutto della biblioteca, a partire dal suo responsabile, dottor Enrico Martellini, e le dottoresse Barbara Legranti e Arianna Andrei, che hanno organizzato la mostra e ne hanno curato il catalogo. Grazie di cuore a tutti. Assisteremo ora alla proiezione di un video sul sistema delle biblioteche della Scuola Normale.